questo video voglio celebrare l'anno appena passato, il 2016, voglio augurare a tutti voi un buon 2017, ma soprattutto voglio darvi le direttive per questo benedetto 2017, i buoni propositi, 6 buoni propositi. Primo buon proposito del 2017, non fate video. Basta con questa storia, è l'anno dei video, bisogna fare i video, tutti dobbiamo fare i video. No, veramente, non fate video. Se non sapete fare, fate a meno, fateli fare a chi sa fare i video. Non è che uno deve per forza fare una cosa perché gli altri gli hanno detto che è l'anno di quella cosa. Basta, non fate video, vi prego. A ogni novità che vedrete nel 2017, non fate la solita patetica domanda: ma che utilità? Ma che cosa serve? Non serve a un cazzo! Molto probabilmente non serve a un cazzo! A che cosa servono le faccine di Snapchat? Cosa servono le faccine di Messenger che ci sono adesso? A un cazzo di niente! È solo che siete brutti e allora vi divertite a mettervi la faccia di Papà Natale e mandarlo agli altri! Non è che una cosa nuova debba servire per forza! Basta con questa domanda! Ma che utilità? Il prossimo anno usate tutti Instagram senza usare Instagram. Lo chiamano marketing automation, in realtà è il mondo dei bot. Senza usare Instagram, senza mai accedere, senza mai vedere una foto, voi fate i vostri like, mettete i vostri commenti così un po' a cazzo dove vi capita, tipo nice photo, dove vedete un cane morto, perché il vostro bot e il vostro software mette dei commenti del cazzo dove vede un cane morto. L'anno nuovo è il marketing automation. Ma fate davvero la SEO? Ma fate ancora la SEO? Ma nel 2017, ma per favore, ma dai. Basta con i format. Siamo nel 2017. Non è che ti devi inventare un hashtag, sentirti un genio perché sei stato il primo ad usarlo e per tutto l'anno rompere i coglioni con quell'hashtag. Basta con siate fichi, lovvotica, pensieri sparsi, senza timore, avete rotto i coglioni. Se dal 24 di dicembre a circa il 1 di gennaio sei uno di quelli che pubblica: chi è a lavorare oggi? Cosa state facendo oggi? State lavorando come me oggi? Veramente hai qualcosa che non va. Se vuoi lavorare, lavora, non c'è niente di male, ma un po' vergognati, perché sono giorni di festa, dovresti stare con la tua famiglia, con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, con i tuoi parenti, i tuoi nonni, i tuoi zii, a fare bisboccia. Non, chi è che sta lavorando oggi? Non è che se lavori nei giorni di festa sei più figo degli altri, sei uno sfigato. Ragazzi, tutto con grande ironia, che nessuno si offenda e mi raccomando che il 2017 sia davvero...